Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti all'ultimo appuntamento settimanale in live insieme. A parte che questa settimana ci siamo visti una quantità di volte spropositata perché alla fine gira e rigira anche ieri sul canale di Mauro, che saluto. A proposito, Mauro Caimi di Trading On, se non lo conoscete, sono stato ospite da lui, ci siamo fatti una chiacchierata bomba, abbiamo risposto un sacco vo di vostre domande sull'andamento di Bitcoin, su DeFi, se fa, insomma, tante cose, tanta carne al fuoco. Oggi, scusate, sono arrivato in ritardo, voi direte sì, che novità, però c'è un però. Sapete che oggi è una giornata molto molto particolare perché è venerdì, ok, lo sappiamo tutti, ma non è un venerdì qualunque. È che venerdì è? Me lo dovete dire voi. Siamo al non Black, ma Brown Friday. Per quale motivo Brown? Perché piovono shitcoin. Oggi ne piovono talmente tante che spero che abbiate tutti con voi l'ombrello, perché ho deciso di fare un airdrop bomba di un totale di 1500 shitcoin. Ci saranno 5 lotti da 100 e 5 lotti da 200. Se non ho fatto male i conti, il totale dovrebbe essere 1500. Quindi vediamo se qualcuno di voi riuscirà già a fare jackpot, riuscirà a portarsi a casa il premio equivalente a 1000 shitcoin che diventano 0,006 BTC, potendo già fine alla stagione 2 e poi passeremo alla stagione 3 con un sacco di novità, oppure vediamo se anche l'airdrop di oggi non basta e in tal caso ci inventeremo qualcos'altro, ma sapete che qua le shitcoin si farmano sempre. Al di là di tutto, il canale mi risulta offline su Twitch, strano questo, vi è arrivata la notifica, sta funzionando tutto bene, perché ogni tanto Twitch mi fa questi scherzi, era già successo una volta che non mi mettevo online, ma credo di aver, sì, no, io risulto online, anche perché è la prima cosa che ho guardato, altrimenti rischia di non arrivare appunto la notifica. Al di là di tutto delle shitcoin e del nostro Brown Friday, siamo qui come sempre per farci domande, per fare due chiacchiere, per vedere un po' cosa ci combina sto Bitcoin che è un po' l'argomento di oggi, no? Non ci sono tante cose da dire se non cosa sta succedendo a Bitcoin, come mai è crollato, dove potrebbe arrivare, come ci si potrebbe comportare, ovviamente sempre mantenendo la calma, che è la cosa fondamentale. Mi raccomando, la calma sempre deve essere sempre presente, dobbiamo avere una strategia, la lucidità anche nei momenti di turbolenza, perché già ho sentito dire in giro, adesso fortunatamente il canale, il nostro canale di Discord si sta, come dire, riempiendo di nuovi membri perché, insomma, lo sto un po' spammando di più per accogliere appunto nuovi membri e cercare di dare una mano, come sempre che è nello spirito della nostra community, a fare le cose fatte bene, a non fare operazioni di fretta, a non fare cose strane. Quindi è un po' più complicata la gestione, ovviamente, infatti mi stanno aiutando alcuni amici moderatori e, dicevo questo perché vedo molti che magari cominciano a dire buy the dip, buy the dip, buy the dip. Sì, ok, bisogna però fare attenzione e non buttarsi ciecamente, perché questo ritracciamento, se l'offerta va avanti a spingere, 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 come sembra stia facendo, perché ieri e oggi sono due candele discretamente brutte, adesso dobbiamo ovviamente vedere come evolveremo, e in ogni caso, appunto, fare degli acquisti alla cieca così già adesso potrebbe essere un qualcosa di cui ci se ne pente. Quindi attenzione, mi raccomando, sempre razionalità. Nel frattempo si fa il pieno di shitcoin, siamo tutti stramega contenti. Io stavo aspettando che arrivaste, adesso vi vedo che siete in un bel po', quindi possiamo iniziare subito con le domande e al minuto, quando lo facciamo il primo airdrop? Dunque io ne avrei 10, quindi lo facciamo al minuto 5. Dai, ogni 5 minuti parte un airdrop. Oggi veramente non ce la faremo mai. Intanto inizio a leggere le vostre prime domande. Ciao Luca, ormai vedo più te che la famiglia, addirittura, no? Qui c'è qualcosa che non va e quando le cripto prendono il primo posto nella vita vuol dire che c'è qualcosa che non va, ma mi sa che siamo in tanti in questa condizione. Ciao a tutti, è qua il main event shitcoin, è proprio qua, mancano 7 secondi al primo airdrop. Ciao a tutti, buonasera, buonasera a tutti, dai, sono qui con l'ombrello, dump in diretta, no, speriamo di no, anche perché io adesso sto iniziando a pianificare una copertura per, insomma, affrontare
fare questo ritracciamento al di là, cioè cercando di capire un po' quanto durerà, insomma c'è da farlo in modo furbo. Tra poco ne parliamo, però adesso partiamo con il primo giveaway, tac, vediamo se è partito. Dovete cliccare enter in alto, mi raccomando, cliccatelo, io lo clicco giusto per vedere se funziona, tac. Mi raccomando, entrate dentro perché al minuto 7, facciamo 2 minuti avete per entrare, estraiamo il primo vincitore. Allora, felpa rossa formato hedging, proprio lei, rossa come il dump, color dump. Eccoci, ciao a tutti, non sono l'unico ritardatario cronico, assolutamente no, ma tra l'altro adesso vi racconto cosa stavo cercando di fare. A parte che oggi ho lavorato un sacco sul trading automatico, quindi a breve facciamo un po' di novità, ma al di là di quello volevo cercare un video countdown di 2 minuti da mettere all'inizio del live, però stavo provando a smanettare un po' su... come si chiama, su OBS, ecco il software, e non, cioè, ci stavo riuscendo, però non veniva benissimo, allora ho detto, sa, aspettiamo, facciamolo meglio la prossima volta. A che ora chiudi l'airdrop? Ce n'è uno ogni 5 minuti. Scontano tutto oggi, c'è il Black Friday anche su Bitcoin. Tra l'altro, non so se avete visto, quella, l'offerta che mi sta piacendo di più in assoluto sul Black Friday è quella della Binance Card, che ha raddoppiato i cashback e ha messo zero fee sulle transazioni. Quindi se si hanno un po' di BNB si arriva ad avere un cashback molto molto interessante. Per fare un po' di acquisti natalizi ci può stare. Il Black Friday mi ha distrutto, gli affaroni non fanno per me, va a finire che ci impoverisce tutti sto benedetto Black Friday. Mizziga Luca, rosso fuoco la felpa, punti agli 11.000, non vale, tu c'eri ieri con Mauro, hai già sentito le mie analisi, però tra poco vediamo anche i target principali. Nel frattempo 30 secondi e chiudiamo il primo airdrop. BTC storna perché i retail vogliono entrare in shitcoin. Proprio quello, proprio lui. Novità sulle CBDC. Guarda, io non ho sentito più novità nel senso concreto, cioè se ne parla sempre tanto, ma la BCE, io sapevo che nel 2021 iniziava a definire se era una cosa fattibile oppure no e a definire le tempistiche per il piano, perché parole della BCE sono state che loro non hanno fretta a fare una cosa di quel tipo lì. La vogliono fare, ma dicono non vogliamo essere i primi a tutti i costi, non è una cosa da fare appunto di corsa, quindi non lo so, di tempistiche non se ne hanno ancora, c'è il famoso yuan cinese che ogni tanto salta fuori, ma non ho ben capito nemmeno io che qual è il suo obiettivo, non mi sembra una gran trovata sinceramente, non lo so. Qui in Europa per quanto riguarda noi non si sa ancora niente, insomma. Detto questo, tra l'altro oggi ho sentito anche parlare di Libra, che dovrebbe uscire all'inizio dell'anno prossimo. Abbiamo il primo vincitore che è Callow, non so se vedete anche voi, perché se cliccate poi nelle opzioni del giveaway lo vedete. Non so se è saltata fuori anche la notifica o qualcosa, in ogni caso, carissimo, 100 shitcoin a te, e abbiamo il primo vincitore di oggi, ombrello in mano, mi raccomando. Continuiamo con le domande. Scadono i future, quando è che scadono? Il 25 dicembre, cioè a fine dicembre scadono i future. Abbonato per 3 mesi, grandissimo, grandissimo, io vi ringrazio sempre voi abbonati con Twitch Prime tramite Amazon Prime, che è gratuito, non vi costa nulla ed è un modo per sostenermi se lo rinnovate ogni mese, grazie di cuore. Salta fuori anche Carlos che vi ringrazia per me. Ma che bomba Bitpanda, mi ha gasato ai massimi, bella la possibilità del piano di accumulo con SEPA, penso che lo farò. Inoltre gli ETF sulle cripto penso che verranno sempre più usati in futuro, l'unica pecca è che ancora tutto troppo correlato a BTC, vero? E che tra le top 5-10 ci sono ancora molte shitcoin. Personalmente per ETF preferisco PayDAO, che è decentralizzata e non paghi costi di gestione, però per il momento si basa molto su token DeFi, ma sono fiducioso per il futuro. Guarda, ti dico la verità, effettivamente la DeFi è molto interessante anche per questo, cioè per la gestione di portafoglio automatizzato.
specializzata. Anche semplicemente Balancer può fare questo con token magari un po' più diversificati. In ogni caso, parlando di Bitpanda, io ne approfitto per consigliare davvero, non per shillare perché non è neanche troppo nel mio interesse, ma per consigliare a chi non ha visto il video di ieri di darci un'occhiata, perché questo exchange ultimamente vi sto sparando fuori 1000 exchange, me ne rendo conto, ma questo qui è particolare, mi ha colpito anche a me. È un exchange dotato di licenza PSD2, che è una licenza di livello bancario praticamente, gli permette infatti di fare addirittura gli addebiti diretti sul vostro conto corrente se impostato un piano d'accumulo. Questo perché è tutto certificato, regolamentato e normato. Oltre a questo permette di acquistare i metalli, 4 tipi di metalli diversi, e stoccarli in un deposito assicurato in Svizzera, e sono metalli fisici tra l'altro. E inoltre c'è la possibilità appunto di acquistare e vendere degli ETF diversificati su 5, 10 e 15 cripto che si ribilanciano automaticamente ogni mese. Non vi dico altro perché sennò parlo 2 ore di solo questo, ma vi consiglio di andare a buttarci un occhio. Per chi ci guarderà sul tubo, lascio qua il link in alto a destra. Faccio partire il secondo giveaway, tac, altre 100 shitcoin in arrivo, mi raccomando, partecipate. Allora, scusa, non sono pratico di Twitch, cos'è questo airdrop? Allora, questo airdrop funziona in questo modo: tu devi cliccare enter giveaway quando salta fuori il pop-up, basta, e poi estraggo ogni 4 minuti circa e si droppano shitcoin. Uscite tutti così me le prendo tutte io le shitcoin. E no, qui solo per le shitcoin oggi. Dite la verità, chi di voi è qui solo per le shitcoin? Sinceri, perché vi conosco ormai. Oggi si riesce a settare la risoluzione, vai di 380 per non laggare, vai, così la mia faccia un pixel gigante, bellissimo. Buonasera, sempre presente, grande Luke. Non interessano le shit, ma un bel pump di Bitcoin e Ether anche a me, perché ci sono cascato in pieno anche col compounding della posizione, tra poco l'andiamo a vedere. Tutto ok, tutto bene su Twitch, ottimo. Le donazioni Avis sono meno impegnative, è vero, probabile. Arrivata bene, la notifica è arrivata, tutto a posto. Domanda legata al token CRV. Come si può vedere su DeFi Pulse, Curve Finance è il secondo sulla lista dei DEX, vero? Con un capitale bloccato di quasi 1 miliardo, che fino a poco fa era anche di più, tra l'altro. Com'è possibile che il token abbia invece una capitalizzazione così ridotta rispetto ai suoi competitor DeFi? Questa è una domanda veramente interessante, perché effettivamente uno si chiede come misurare il valore di questi token. Io ne parlo spesso dei token del mondo DeFi, e soprattutto io trovo che abbiano una piccola debolezza alcuni di essi dal punto di vista del prezzo. Uno di questi è proprio CRV. Hanno il problema che sono farmabili, che vengono distribuiti a chi fornisce liquidità alle piattaforme, quindi al di là della governance, che è ciò che dovrebbe sostenerne la domanda, l'incentivo che se tu hai i token partecipi magari alle fee della piattaforma, hai diritto di voto, hai potere nella governance e così via. Dall'altra parte purtroppo c'è il fatto che c'è un'ondata continua di offerta data dal fatto che chi farma magari continua a dampare a mercato questi token. Quindi quello che accade non è solo il token CRV a farlo, c'è anche il token di Uniswap, c'è il token di, come si chiama, SushiSwap, ci sono tutti i token del mondo DeFi che hanno una politica di farming, di liquidity mining, chiamiamola come vogliamo, anche le controparti su altre blockchain come Flamingo, come PancakeSwap, tutti quei protocolli che drop token a chi li utilizza, ovviamente mettono un enorme selling pressure per il semplice motivo che le persone sono incentivate a venderli, e quindi è come se fossero in una price discovery costante, lasciatemi dire, ovvero che cercano il loro valore in maniera continua fino ad arrivare a un equilibrio laddove questa ondata di offerta viene equilibrata dalla domanda. Tipo SushiSwap sta cercando di ovviare a questo problema di incentivando la domanda, cercando di ricompensare sempre di più gli holder di Sushi e cercando di bloccare i token che vengono distribuiti per farming per un tot di mesi. E questo è una mossa che inizialmente sta funzionando, c'è da vedere poi dove sarà il nuovo equilibrio. Curve, per quanto gli riguarda, io so che puoi bloccare i token CRV ottenendo i cosiddetti VECRV, che sono dei token che in sostanza danno diritto di voto. VE sta per, mi pare, voting e qualcosa,
Fondamentalmente chi ha questi token ha un APY più alto, chiaramente, quindi una rendita più alta sulla piattaforma Curve, e però attenzione che c'è un time lock molto lungo, perché mi pare che si parli di diversi anni addirittura. Penso che tu lo puoi scegliere per quanto bloccare i CRV per ottenere i VCRV, e in base alla lunghezza che tu scegli tu hai un rendimento sempre maggiore. Ovviamente l'incentivo è di bloccarli sempre di più, però c'è il rischio legato poi alla volatilità del token, perché caspita, bloccare un altcoin così per anni è veramente un atto di fede notevole. Però il motivo è quello, quindi non è che c'è tanto da dire la piattaforma non è valida o cose simili, ma è più un discorso di price discovery dato dall'enorme offerta. Termina il secondo giveaway, vincitore Giova 4586 alla grandissima, you are the winner. Io ve l'ho spoilerato forse, perché poi c'è qui, fa anche vedere che gira la ruota, quindi forse potevo anche aspettare a dirvelo, però ve l'ho già spoilerato. Quindi 100 shitcoin anche a te, ne avevi 130 e arrivi a 230, grandissimo. E andiamo avanti già con il terzo, che lo facciamo subito. Qua stiamo avendo una velocità pazzesca, mi raccomando, partecipate tutti carichi e gasati. Allora andiamo avanti, dove siamo? Eccoci qua. Ciao Luke, ciao Luke, da qualche giorno sto dando un'occhiata a Mudrex per l'algo trading. Sembra molto smart e adotto una politica di refund se la strategia dopo qualche mese non produce risultati. Puoi valutare le strategie analizzando il backtest e valori quali drawdown, indice Sharp, win rate e altro, e nonostante sia giovanissima sta attirando parecchi algo trader. Ma sai che sta attirando anche me? Ne parlavo giusto l'altro giorno ai nostri amici di Discord, dove dicevamo che proprio io, cioè, volevo usare inizialmente Token Sets, però la V2 non si sa quando arriva, le fee di Ethereum, di gas, sono enormi, e quindi sto pensando di passare a un piano B, e Mudrex potrebbe tranquillamente essere un piano B, perché piace anche a me, permette di, anche se non usi la loro piattaforma per creare la strategia, di collegarci i segnali di TradingView, quindi perché no? Sento solo la voce, no, impossibile, dai, mi avreste già insultato. Grande Luke, ciao a tutti, domanda sul borrow: quando liquidano la posizione, vendono il collaterale per la sola parte a coprire il debito o liquidano tutto? Grazie. Liquidano tutto quanto, perché quando tu vai a mettere del collaterale per andare ad aprire un prestito, per l'appunto, quel collaterale lì diventa ciò che appunto collateralizza il prestito, garantisce il prestito. Se tu diventi insolvente, liquidazione o altri motivi, quel collaterale lì, ciao, tanti saluti, chi si è visto si è visto. Ti vedo un po' sconvolto, tutto bene? Se è lo sconvolgimento da troppo algo trading, sto iniziando a diventare uno di quei mega nerd programmatori che in realtà non programmo proprio niente, PineScript, parliamone. Ciao Crypto Investors, grandissimo, sei gasato a shortare? Non ancora, ma un entry l'ho piazzato, tra poco ci arriviamo. Ciao Grande Luke, secondo te il progetto SushiSwap è affidabile come Uniswap? I suoi pool possono considerarsi pericolosi senza aver superato gli audit? Cosa ne pensi? Dopo quanti giorni di pool si ricevono i token Sushi? Ti ringrazio. Allora, io credo che SushiSwap sia interessante, di fatto, sia un'ottima piattaforma, è un fork di Uniswap, quindi in sostanza ne condivide le dinamiche, ha qualche modifica, ma gli audit ce li ha, se non vado errato, neanche parecchi. E cosa volevo dire? Per quanto riguarda i sushi che si guadagnano, dipende dal menu. Fa ridere, ma è vero, si chiama davvero così, perché se tu vai sulla loro pagina di SushiSwap, c'è proprio, mi pare, settimanalmente cambia il menu. Ovvero dei pool di liquidità particolari che, se tu ci vai appunto a dare liquidità, hai un guadagno aggiuntivo di token sushi, quindi dipende un po' da quello. E se non erro, sempre parte di questi sushi sono bloccati per qualche mese, forse 6 mesi, 3 mesi, non ricordo, e parte invece è dumpabile subito, sempre per il discorso che dicevamo prima di dare un po' di, come dire, di evitare la svalutazione
eccessiva del token. Allora, intanto aspettate che mi segno quanti airdrop abbiamo già fatto, perché altrimenti io perdo il conto e vado a bloccare anche questo. Allora, amici miei, end giveaway, e vediamo chi vince stavolta. Aspetto a dirvelo, facciamo girare la ruota, vediamo un po' chi vince. Nel frattempo vado avanti con le domande. Sta girando, non sta girando, non lo so, io ogni tanto non ci capisco niente di Twitch. Se vinco gli 0.006 BTC vado all'in sulle shitcoin. Ha vinto Raffaella PDSC, giusto? Eccolo, eccola, o meglio, incredibile, una rappresentante dello 0,01% del pubblico femminile. In tal caso sono veramente contento che hai vinto le shitcoin, te le meriti tutte. Tac. E partiamo con il round numero 4. Via, subito. Me lo segno, perché altrimenti va a finire che ve ne droppo il quadruplo. Mi conosco io, che perdo completamente il conto e mi faccio prendere poi dalle vostre domande. Allora, ciao Luca, domanda. C'è la probabilità che qualcuno indovini un seed di 24 parole o nella configurazione random di due wallet escano le stesse parole? Se sì, come si potrebbe fare per aumentare la sicurezza del wallet? Grazie mille, sei un mito. Guarda, considera che lo standard del wallet è della sicurezza, si chiama BIP, mi pare, non lo so, BIP qualcosa, ma è uno standard che codifica in sostanza in un seed di 24 parole, c'è anche quello da 12, una serie di chiavi private, perché a un seed corrispondono diverse chiavi private, con una codifica ad albero, che vuol dire che proprio il seed, immaginatelo davvero come il seme, e dal seed tramite un algoritmo di decifratura in realtà si arriva alla prima chiave privata e poi da lì se ne diramano altre, tutte collegate tramite appunto un parametro che va a decriptare di volta in volta l'una con l'altra. Detto in maniera molto semplice, se qualcuno ha letto ad esempio Mastering Bitcoin capirà di cosa sto parlando, perché lì è spiegato molto meglio e soprattutto molto più nel dettaglio. In ogni caso, BIP 39, ecco, grazie a chi me l'ha suggerito, ti meriti una shitcoin anche tu. Oggi sono veramente di buon umore per quanto riguarda il drop delle shitcoin, te ne do 10 e via, che non mi scappi un altro 100. Comunque, quello che volevo dire è che dal punto di vista della sicurezza non ci si deve preoccupare, ovviamente, perché è fatto apposta questo standard per non permettere il crack con forza bruta, così come le chiavi private. Una volta sentivo che qualcuno diceva sì, io sto provando a generare chiavi private random, prima o poi ne becco uno. In realtà c'è una probabilità su 10 alla 5, cioè, insomma una cifra talmente alta che avevano fatto una stima, ci vorrebbero milioni o miliardi di anni per beccarne una in tentativi. Quindi state pur tranquilli che è un protocollo sicuro, non c'è pericolo di andare a beccare per caso un wallet di un altro, o meglio, mai dire mai, perché una probabilità, seppur su miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, c'è sempre, però è veramente difficile, è come, non lo so, non so veramente con cosa compararlo, perché non c'è niente di paragonabile. Ne approfitto però per dire una cosa: bisogna fare attenzione a come la si genera la chiave privata e il seed, perché io so che online ci sono alcuni generatori di chiavi private, generatori di wallet, e generarlo online bisogna fare tanta tanta attenzione, perché ciò che è online è a rischio, nel senso che magari quel algoritmo di generazione di chiave privata o di seed non ha abbastanza, si dice, entropia, ovvero elemento di casualità al suo interno, e magari tende a riprodurre certe chiavi private più volte, o peggio ancora se ne appropria una volta che la genera. Quindi state molto attenti nel generare online le chiavi private, fatelo solo da siti che si sa che sono al 100% affidabili. Detto questo, io chiudo il quarto round. End giveaway, tac, vediamo chi vince, vediamo il vincitore, nel frattempo vado avanti. Ciao Luca, domanda, Bitsgap Trading Bot, cosa ne pensi? Collegare il bot a Binance o cosa consigli? Non lo conosco, purtroppo, sai che non lo conosco. Buonasera Luke Fibonacci, non lo usi proprio più? Ma guarda, non è che non lo uso più, MD Mico, il nostro vincitore, grandissimo, beccati queste 100 shitcoin anche tu.
Comunque, non è che non lo uso più Fibonacci, ma mamma mia, 393 ne avevi tra l'altro, eh? Qua più 100, cominciamo ad arrivare quasi al giro di boa e andiamo avanti con il round numero 5, nonché l'ultimo da 100. Poi facciamo pausa grafici e poi gli ultimi da 200 li facciamo alla fine, quindi state carichissimi. Allora, stavo dicendo, ormai multitasking, rischio la follia. Fibonacci non è che non lo uso proprio più, è che non lo so, l'ho messo in secondo piano, diciamo. Non lo, cioè, lo potrei utilizzare sovrapponendolo comunque ai livelli chiave che già ho sul grafico, però spesso mi rendo conto che aggiunge poco, per non dire che non aggiunge niente. Guarda, facciamo per sfizio, non ci ho mai provato, però potremmo andare a fare un Fibonacci, ad esempio, dal minimo al massimo. Da queste parti, che in realtà non è neanche tanto giusto farlo partire da qui, forse perché l'impulso nasce proprio qua, e guardate come spesso e volentieri si vanno a sovrapporre i livelli di Fibonacci con delle aree comunque già note al grafico per altri motivi, perché sono pool di liquidità, ciao, oppure qua addirittura è al centro del cluster, quindi non lo so, io ho visto che molto spesso è così e aggiunge poco all'analisi, a un'analisi dei supporti e alle resistenze già fatta bene, quindi il mio parere è un po' questo, che va ad aggiungere ulteriori se ma al grafico quando invece non ce n'è abbastanza, cioè non ce n'è bisogno, ce n'è già abbastanza. Se io ho già 10.000 supporti e resistenze, andarci ad aggiungere anche quelli di Fibonacci, non lo so, rischia di fare solo della gran confusione. Poi non so se voi lo utilizzate, vi trovate bene, ma perché quando lo uso io Fibonacci non si allinea mai a nulla? Non lo so perché. Dipenderà dal metodo di utilizzo. Io tendenzialmente quando lo usavo partivo dal minimo shadow inclusa e lo andavo a estendere fino al massimo, sempre shadow inclusa, dell'impulso sul quale lo volevo andare a riferire. Quindi nell'esempio che ho fatto poco fa ho preso tutto l'ultimo impulso rialzista da dopo la fase di lateralizzazione, perché l'impulso origina per definizione dalla fase, cioè dalla, scusate, dall'uscita della fase di lateralizzazione da quel breakout lì. E quindi da lì al massimo, poi ti vai a prendere i supporti intermedi, però come avete visto non è che dica granché. A proposito di Fibonacci, superati 20K, quali sono i metodi per comprendere dei papabili supporti e resistenze? Non potrebbe essere utile proprio Fibonacci? Guarda, io per scherzo l'ultima volta lo avevo fatto. E effettivamente è possibile, quello è l'unico forse metodo per fare un po' di price discovery anche di un livello di resistenza iniziale. Effettivamente spesso quello funziona e quello che faccio io, prendo il ritracciamento di Fibonacci, lo faccio al contrario, parto dal massimo e vado fino al minimo, che in questo caso è questo, abbiamo detto, la nascita dell'impulso, quindi qua, quando termina, vedete, c'è il breakout dalla fase laterale che è questa. L'impulso origina da qui, quindi io faccio partire Fibonacci da lì e non da qua sotto, perché qua sotto fa ancora parte della fase laterale e non dell'impulso rialzista. Questo è il mio metodo. Estendi da 0 a 1 e poi vai a vedere l'1.618, quindi abbiamo all'incirca 24.700 giù di lì. Poi, volendo, lo si può fare anche insomma, per avere qualche dato in più, anche addirittura da questo minimo locale, e in tal caso arriva 25,5, però tra le due soluzioni forse quella più conservativa è quella che ci azzecca di più. Chiudiamo il round numero 5 di giveaway di shitcoin and giveaway e vediamo chi vincerà. Tac, view winner. Vi sta funzionando tutto? Confermatevi. Tra l'altro non capisco se da mobile si vede oppure no il giveaway, boh, non lo so, è tutta una scoperta. Ma su Bitpanda, comprando un indice, compri indirettamente le monete componenti dell'indice? Esattamente, però tu non tocchi le monete, ma hai l'indice e basta, in sostanza. È come se fosse un prodotto sulle monete stesse, però collateralizzato. Il vincitore è Fitbit con l'1 al posto della I. Grandissimo,
ti airdrop subito le tue 100 shitcoin e poi passiamo ai round da 200. Attenzione, la situazione si fa molto molto calda, caldissima oserei dire. Quindi esauriti i round da 100, adesso andiamo un attimo. No, non si vede da si vede da mobile. Sì, confermo che non ho vinto nulla. Fantastici. Allora, adesso non dovete scappare, perché se facciamo, anche se facciamo un po' di pausa, andiamo a vedere un po' di grafici, non vuol dire che è finita qui, perché il bello deve ancora venire. La lotteria è truccata, uno scandalo, è vero? Gombloddo, gombloddo. Quando ribilanci il tuo portafoglio, vendi anche la parte in hold per metterla su un'altra parte e ogni quanto lo ribilanci? Per definizione sì, perché io la parte in hold è quella che fa parte di questo portafoglio. Quindi il discorso del portafoglio è proprio prendere tutto l'hold che hai e avere in testa che deve, cioè io ad esempio l'hold in cripto so che deve essere Bitcoin, Ethereum 85-15, poi ci sono delle parti minori che non considero per altri motivi, però 85-15 per arrotondare, e quindi se Ethereum mi pompa e diventa il 20, io a fine mese vendo Ethereum per comprare Bitcoin. Ma se le cripto pompano tantissimo rispetto alla parte stocks che ho nel mio portafoglio, io venderò parte delle cripto e la metterò in stocks. Allo stesso modo, se le stocks pompano oppure se le cripto dumpano, vado a prendere dalle stocks e la metto dalle cripto. E poi considerate che nel portafoglio complessivo c'è anche una fetta di liquidità, che è quella stabile. Quindi in sostanza, se dampa tutto, la liquidità si tuffa negli asset, e questo è un metodo che applico trimestralmente su tutti gli asset e mensilmente solo sul comparto cripto, ed è un metodo che tendenzialmente mi porta ad avere un portafoglio bilanciato e un rendimento bilanciato nel tempo. E quindi sì, la risposta semplice era sì. Allora andiamo a vedere i graficozzi. Il primo ce l'avete già qui dietro, che è quello di Bitcoin, ed è quello che ci spaventa un pelino di più, forse, non lo so. Poi mi direte voi se vorrete vedere qualche altcoin in particolare. In ogni caso, Bitcoin sta finalmente stornando. Perché dico finalmente? Perché non è che voglio fare il gufo o il bear di turno, ma perché eravamo a un livello di estensione pazzesco. E quindi un po' di storno è una cosa buona e giusta. Perché è una cosa buona e giusta? Perché se un'estensione continua, adesso poteva rompere i 20.000, andare avanti, prendere il Fibonacci, rompere anche quello, poi cosa succede? Che prima o poi inizia a farti un bear market pluriennale, come abbiamo vissuto tra il 2017 e il 2018. Un anno di bear market, poi la gente si allontana da Bitcoin e diventa una noia mortale, poi nessuno si fila più i miei live, e quindi è meglio che ci sia lo storno prima. Perché a parte gli scherzi, un bello storno, un recupero sano che fa tornare Bitcoin ad un prezzo più appetibile, ridistribuisce le coin da chi magari le ha acquistate prima a prezzi molto più bassi e le sta vendendo adesso realizzando dei profitti, fa evolvere il mercato in maniera, dal punto di vista temporale, proprio perché appunto c'è maggior scambio a prezzi più diversi. E il fatto che questo veda adesso una prevalenza di vendita significa che appunto chi ha acquistato sta realizzando profitti e pertanto sta portando il prezzo a scendere. La domanda ovviamente tende ad esaurirsi col tempo, perché più un movimento rialzista dura e più la domanda si esaurisce, perché non è difficile, immaginatevi su scala piccola, no? Ci sono 100 persone in una stanza e c'è un bene desiderato da tutti, tutte queste lo vogliono comprare, si mettono in fila, chi lo compra per primo magari lo compra a un prezzo più basso perché ce n'è di più, poi inizia a scarseggiare, il prezzo sale e gli ultimi ne comprano una frazione più piccola perché ne è rimasto poco. Poi tutti e 100 hanno comprato e chi compra più? Basta, nessuno, perché tutti ce l'hanno già e la domanda si esaurisce. Questo ovviamente è una favoletta, una cosa ridicola, non spiega la realtà dei fatti, però la va a stilizzare in maniera abbastanza comprensibile da tutti, secondo me, perché l'esaurimento della domanda prima o poi accade in un mercato che parte verticalmente a rialzo. Oltre a quello,
inizia a scatenarsi poi l'offerta, perché chi ha acquistato per primo dice: caspita, mi faccio furbo, aspetta che incomincio a vendere. Inizia a vendere, poi vende anche l'altro, perché iniziano a vedere che i prezzi scendono, si spaventano e inizia la fase appunto di ritracciamento, fin tanto che non ridiventa questo bene appetibile, ad un prezzo appetibile, ad un numero di persone maggiore di quello che invece vuole vendere e liberarsene. Questo è l'equilibrio del mercato. In un mercato sano, in un'azienda sana, parlando di mercato stocks, oppure in un bene che comunque vede organicamente la sua domanda crescere, si ha una situazione in cui ovviamente gli storni hanno dei minimi sempre crescenti. Perché? Perché se c'è valore aggiunto nel tempo in questo bene, si presume che la domanda si porti a una crescita nel tempo. Se non c'è questa situazione, significa che è mera speculazione. Se c'è un bene che non ha un valore intrinseco che aumenta nel tempo, è pura speculazione. Insomma, si tratta solo di comprare in basso per vendere in alto, non è una forma di investimento, è una sorta di gioco a somma zero. E con Bitcoin io penso, come giustamente qualcuno diceva, che un ruolo molto importante nell'attribuzione, nell'incremento di valore intrinseco di quest'ultimo ciclo, di quest'ultima fase rialzista, ce l'abbiano avuto gli acquirenti istituzionali. Per quale motivo? Perché comunque si sono appropriati di una fetta di mercato di Bitcoin non indifferente, e questo significa che loro fisicamente hanno acquistato i Bitcoin per metterli nelle loro casse e offrire dei prodotti basati sui Bitcoin ai loro clienti in seconda mano, possiamo dire. Hanno creato un mercato secondario. Questo crea domande di fatto, perché loro hanno bisogno dei Bitcoin per offrire il servizio, e capite che questa è una cosa molto grande. Non vuol dire che il prezzo deve continuare ad aumentare sul breve, perché questa cosa non impatta sul breve. Sul breve termine le uniche cose che impattano sono la manipolazione dei grossi capitali, che magari spara degli acquisti galattici per appunto spingere il prezzo a rialzo, e la FOMO, quindi la cosiddetta euforia da parte dei retail, che spinti magari da notizie molto inflazionate che spostano anche il focus in maniera sbagliata, in maniera molto poco costruttiva, da una cosa che ha importanza sul lungo termine come gli investitori istituzionali al breve. Quello genera FOMO, genera questi pump, e alla fine questi pump correggono, perché vuoi o non vuoi il mercato risponde alle leggi che dicevamo prima. Il fatto che comunque il valore intrinseco sia aumentato, la domanda sia aumentata a causa degli istituzionali e tutti questi fattori dovrebbero portare comunque a un bottom, chiamiamolo ipoteticamente, sempre più alto, proprio per il motivo che la domanda cresce e quindi l'offerta, sì, ci sarà sempre gente che vende, ma la gente intenzionata ad acquistare interverrà prima e su un'offerta minore, e di conseguenza appunto si hanno dei minimi crescenti, e questo torna al discorso di prima. Rimanendo invece sulla fotografia di breve, una volta capita la situazione macro, e ripeto, il macro anche graficamente rimane estremamente bullish, perché se guardiamo il grafico settimanale, adesso c'è da vedere come chiude di fatto la settimana. Spero che non chiuda con un engulfing bearish, che non sarebbe affatto bello. Abbiamo il supporto a 16.000 l'apertura settimanale scorsa. In ogni caso, potete ben vedere che abbiamo questo costrutto di bottom precedente che dalla sua rottura in poi appunto ha dato origine a un movimento estremamente bullish. Quindi per la perdita del bias bullish su un time frame macro, cioè sul quadro generale, dovremmo andare quantomeno ad assorbire per intero tutto questo ultimo impulso di breakout, e capite che è molto lontana come situazione. Quindi non cominciamo a farci prendere dal panico, in sostanza. Io mi auguro che nessuno di voi l'abbia fatto, non credo che sia così sinceramente, perché fortunatamente una delle cose che non ho visto è il panico. Sul perché Bitcoin sta calando, quindi io spero di aver fatto chiarezza. Non bisogna andare a correre alla ricerca di una notizia
pensando che deve essere sempre colpa di un evento specifico se Bitcoin sale o Bitcoin scende, perché c'è bisogno uscire da questo mindset, e lo dico qui davanti a tutti voi affamati di shitcoin, ne approfitto di questo gigante raduno e tra poco parte il primo airdrop da 200, ne approfitto per dire, per darvi questo piccolo consiglio che è molto importante secondo me, di cercare di scorporare la price action di Bitcoin dalle notizie, perché le notizie spesso sono manipolate, sono scritte male, sono esagerate, sono spostate sul focus sbagliato, gli istituzionali li si guarda sul breve periodo, il prezzo pompa perché ha comprato PayPal, il prezzo pompa perché compra Grayscale, non c'entra assolutamente niente, quello crea FOMO sul breve termine, magari l'acquisto impulsivo che fanno, a parte che lo fanno sempre OTC l'acquisto, quindi tende a non influenzare il mercato, e in ogni caso è una cosa che ha effetto sul lungo termine, quindi no alle cose, alle equazioni tipo il notizia positiva uguale pump di Bitcoin, e soprattutto se Bitcoin corregge c'è una notizia negativa dietro. Questo è un paradigma da cui bisogna uscire assolutamente. Quando un grafico è iperesteso lo si sa che prima o poi storna, è una questione di quando, non di se. È una cosa che dovremmo aver imparato, l'abbiamo imparata quest'estate sulle altcoin DeFi, l'abbiamo imparata nel 2017 su Bitcoin, l'abbiamo imparata sempre nel 2017 su tutte le altcoins praticamente, ed è una lezione che il mercato ci insegna puntualmente: tutto ciò che parte in verticale tende a stornare. Adesso partiamo con il primo round da 200 shitcoin, attenzione qua un ombrello forse non basta più, attenzione, si parte, partecipate mi raccomando numerosi, e continuiamo con l'analisi del grafico. Allora, tornando invece sul breve, visto che il macro abbiamo detto è bullish, il breve ha iniziato a rompere la struttura di FOMO che seguivamo da un po' di tempo, ovvero la struttura caratterizzata da supporti che tengono e resistenze che cedono, nuovi supporti, resistenze si rompono, nuovi supporti e così via. Qua ne abbiamo avuto un ultimo e poi abbiamo pescato un pelino di liquidità dai massimi e poi basta, non ce l'abbiamo più fatta. È iniziato il sell-off che si è manifestato per la prima volta in maniera evidente ieri. Se vi ricordate, se andate a rivedere gli ultimi live che abbiamo fatto, io vi avevo fatto notare che c'erano un po' di impronte di sell-off già da un po'. Quando si iniziano a presentare queste impronte di sell-off, bisogna iniziare a fare attenzione. Perché? Perché non vuol dire che si dumpa domani, quello è imprevedibile, non esiste nessuna previsione corretta, ma vuol dire che qualcuno sta iniziando già a scaricare, e di solito l'inizio dello scarico avviene nella fase di top, perché come vi dico spesso, in piena FOMO si ha molta liquidità in acquisto e chi si vuole liberare di grandi quantità di Bitcoin ha un'occasione irripetibile di farlo senza abbassare il prezzo, e quindi gli conviene anche a lui, e di solito questa è la situazione di top. La si vede quando ci sono delle candele con una shadow molto lunga, lower shadow, e con volumi stranamente alti, cioè più alti del solito, che di solito i primi sell-off, fai sell-off 1, viene assorbito perché siamo ancora in piena FOMO, sell-off 2 di nuovo assorbito, sell-off 3 di nuovo assorbito e così via, ma prima o poi se il sell-off continua e a pari merito la domanda si esaurisce, perché basta, la gente ha finito di longare, sono già tutti long, hanno tutti finito di comprare, allora inizia appunto a invertirsi la struttura, e il grafico ce lo dice in questo modo, nel modo che i supporti che hanno sempre tenuto iniziano a cedere e le resistenze e diventare resistenze. Questa è l'inversione di struttura, si chiama, è una cosa, è l'ABC proprio dell'operatività sulla price action, andare a individuare la struttura e andare a operare in maniera concorde alla struttura stessa. Chiudiamo il primo airdrop di 200 shitcoin e deleggiamo il primo mega vincitore, vediamo chi sarà, e nel frattempo continuiamo ad analizzare il grafico. Quindi, fermo restando che adesso abbiamo inizialmente invertito la struttura perdendo il primo supporto che è questo in zona 18.003 fino a 17.007, prendo tutto il pool di liquidità in domanda sottostante, questo in teoria adesso dovrebbe diventare in qualche modo la zona del nuovo high che si formerà. Adesso siamo in fase di ricerca del low, cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo trovare un primo punto in cui
inizia a palesarsi abbastanza domanda per sopraffare temporaneamente l'offerta e fare un rimbalzino. C'è da vedere poi dove sarà l'AI e in base a quello si definisce poi la nuova struttura di fatto, perché per quanto ne sappiamo adesso, se noi facciamo sì un low però poi andiamo a fare di nuovo un higher high, è un falso breakdown. C'è ancora questo rischio, seppur remoto, perché abbiamo candele molto violente e molto direzionali e questo minimizza ovviamente la possibilità di un falso break. Però Bitcoin ci può sempre stupire, non si sa mai, potrebbe essere un altro volume a dito medio, profilo di volume a dito medio. La conferma definitiva la si avrà quando andremo a fare un lower high, quindi una cosa di questo tipo, e poi appunto andiamo di nuovo a scendere, e questa sarà la conferma di inversione di struttura definitiva. Il primo sintomo è la perdita del supporto, il secondo è il trovare un low, il terzo è l'higher high, e poi quello finale ovviamente è il lower low, e lì poi si continua. L'entry ottimale, per esperienza, che io preferisco, è proprio andare a cercare di prendere il lower high per fare un'operazione di copertura. Il vincitore è stato Mike Barto, grandissimo Mike Barto, ti premio subito con 200 shitcoin, bomba, bomba. Allora, vediamo, tu ne avevi 232 e passi a 432, complimenti, continua così. E round 2 iniziato. Via, segniamo via l'uno. Continuiamo. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al setup. A me piace come setup andare a cercare il lower high con un setup preventivo. Attenzione, questo è un setup molto preventivo, perché, ripeto, non abbiamo ancora il lower high, non abbiamo la conferma proprio al 100% che la struttura è invertita. Tuttavia io decido di espormi al rischio di falso breakdown dicendo, secondo me, cioè se succede mi parte lo stop loss, chiaro, però io apro questa posizione con l'idea che non accada. Una posizione short che mira a ovviamente avere lo stop loss sopra i massimi, del tipo che se il prezzo fa nuovi massimi esco dalla posizione, ci può stare. E il take profit poi è da decidere. Uno dei supporti più interessanti per una prossima possibile estensione a ribasso potrebbe essere i 15.000 e dintorni, tra i 15 e i 15.500, insomma quest'area verde. In ogni caso uno short di copertura ha senso anche senza un take profit esatto, perché comunque lo si può fare trend follower. Cosa vuol dire? Vuol dire che si fa trend follower ovviamente sul breve, perché sono consapevole del fatto che il macro è bullish. Tuttavia io non so quanto correggerà a prescindere, potrebbe arrivare a 15.000 e poi ripartire, potrebbe arrivare a 12.000, 11.000. adesso tra poco magari vediamo il supporto più importante secondo me da seguire. E quindi non lo posso sapere. In quel caso lì come mi posso comportare? Un altro metodo interessante per fare una copertura trend follower è dire, io entro e seguo poi il mercato e vado a uscire quando c'è un primo setup long sullo stesso time frame d'ingresso, quindi il giornaliero. Cosa significa? Significa che se ad esempio dopo un po' di storno io avrò una lateralizzazione e un breakout confermato, questo breakout confermato sarebbe un setup long e quindi io vado a chiudere il mio short. Allo stesso modo, se avessi, che ne so, un andamento di questo tipo e poi subito un reclaim così, questo reclaim è di fatto un setup long, perché abbiamo un low reclaim in un macro bullish, è il recupero semplicemente di un supporto perso, per chi si spaventa a sentire questi termini, in un macro bullish, ovvero in un trend primario che è rialzista, e allora questo è un setup long e quindi mi impone, mi dice chiudi il tuo short, la tua posizione short. Questo è quello che ho intenzione di fare. Ovviamente vi ricordo, ormai questo lo dico, adesso lo dirò sempre più spesso, perché visti la numerosità di nuove persone che sono sbarcate in questo mondo, non vi venga in mente di seguire la mia operatività alla cieca senza avere una vostra strategia. Cioè, mi raccomando, questo è a scopo di confronto, a scopo educativo, ma non fate assolutamente quello che faccio io senza sapere il perché. Quindi
prendetevi la totale responsabilità della vostra operazione secondo la vostra strategia, che questo ovviamente non è nessun tipo di consiglio finanziario né di come dire, incentivo a farvi fare quello che sto facendo io. Prendetelo solo a titolo educativo e di confronto. Detto questo, ci sono altri due metodi per coprirsi, ovvero, come ho scritto qua, la vendita di opzioni call o l'acquisto di opzioni put, semplicemente per chi gioca un po' con le opzioni. La vendita di call è interessante, offre un profitto potenzialmente inferiore dall'acquisto di put nel caso in cui il downtrend continui, ma nel caso in cui poi il mercato dovesse lateralizzare, la vendita di call tende ad essere più profittevole perché comunque incassi il premium dell'opzione. L'acquisto dell'opzione put è un po' più speculativo, ma è interessante soprattutto nelle fasi di FOMO, perché le opzioni put tendono a deprezzarsi tantissimo e quindi ci sono un sacco di occasioni. Io uso Deribit ad esempio, adesso spero che anche Binance le metta, io non vedo l'ora, mi sfrego le mani. E in ogni caso dicevo che quando il prezzo pompa c'è molto deprezzamento delle opzioni put, perché sono le opzioni che fanno guadagnare sul ribasso, e quindi acquistarne qualcuna come copertura, tanto tu sai che quello è il premio che paghi, non avrai mai una perdita maggiore di quel premio lì, è come dire appunto ho una copertura con uno stop loss già deciso senza dovermi preoccupare delle liquidazioni e di operatività in leva. Quindi è un'opportunità molto interessante. Poi se il prezzo dumpa, le fluttuazioni nelle opzioni sono veramente alte, quindi a volte fanno molta gola. Si può ovviamente anche combinare le tre cose, nessuno ce lo impedisce. Chiudiamo il round numero 2 decretando il vincitore, che è, vediamo, io lo so già e gliele accredito già, vediamo un po' se lui lo scopre. Tra l'altro ne avevi 232, adesso diventano 432, tanti complimenti. Vediamo se è uscito T1B11 IRD, mitico, fantastico. Come le shitcoin quando arrivano? Subito arriva. Ho vinto ma non mi è arrivato niente. Secondo me devi refreshare, aspetta che ti controllo. Tu ne hai 434, devi controllare lì sul widget. Devi cliccare sul loghetto che vedi sul video player e vedere in basso a destra quante ne hai. Secondo me devi refreshare la pagina, prova un po', provare per credere, o altrimenti vuol dire che ci mette un po', non credo sinceramente, però dovrebbe bastare il refresh. E allora andiamo avanti, aspetta faccio una, beh no, non faccio una prova su di me. Allora andiamo avanti con i grafici. Questo è Bitcoin, quindi prendendo adesso, andando a esaminare i supporti più interessanti su un time frame più lungo, possiamo andare a vedere ad esempio il settimanale. Sul settimanale che cosa accade? Accade questo, accade che abbiamo un vuoto qua su tutta questa zona. Quindi è difficile andare a vedere dove potrebbe ritracciare su time frame settimanale, è più facile vederlo guardando lo storico, perché sullo storico abbiamo un target invece un po' più definito, un po' meglio definito, che è questo, ve lo anticipo già. Questa zona che va dagli 11.500 fino ai 14.000. Nel frattempo facciamo partire anche il terzo round. Dove siamo? Qua, tac, start giveaway, round numero 3. Allora, tac. Sì, bisogna refreshare, ecco, funziona. Confermatemi che funziona, che se no mi prendo male, che non vi droppo le shitcoin, è la cosa a cui tengo di più in assoluto. Allora, ritorniamo a noi. Allora, siamo qua sul time frame settimanale a vedere il supporto più importante, che potrebbe essere il target principale per questo forte ritracciamento. Io ho evidenziato quest'area per quale motivo? Allora, il bottom è facile da capire perché è questo doppio top storico su time frame settimanale che qua ha subito un falso break, e poi abbiamo anche qua che questo livello toccato e origina il tutto, la nascita, il concepimento di questo livello chiave è un clusterino intermedio, chi l'avrebbe mai detto? C'è sempre dietro lui questo clusterino qua che si origina durante il downtrend famoso del 2018 nell'area appunto 11.600 e dintorni. Sopra invece abbiamo come top tutta la zona di liquidità dal secondo picco, quindi queste shadow che culminano a
14.000, arrotondiamo. Quindi questo cosa significa? Significa che Bitcoin ritraccerà fin lì? Ovviamente no, perché non è una predizione come sempre, ma è un'area semplicemente da tenere d'occhio, perché in quell'area lì io mi aspetto della gran domanda. Quindi se ci arriviamo, il che non è affatto scontato, perché poi la price action va seguita giorno dopo giorno, quindi sul time frame giornaliero, e sul giornaliero noi abbiamo tanti supporti intermedi, e con una situazione così bullish i supporti intermedi potrebbero tranquillamente generare abbastanza domanda da far riprendere il movimento. Quindi abbiamo 16.400, poi abbiamo 15.600, poi abbiamo 14.800, li sto leggendo a scendere, e poi abbiamo 14.000 che è la zona di top, e poi appunto tutta quell'area lì che è tutto buono. Come andare a capire quando si può entrare long? Io ve l'ho detto prima quando ho parlato di chiudere lo short di copertura, esattamente lo stesso discorso. Se in particolare su aree di supporti abbiamo dei costrutti di bottom, è un segnale long. Se abbiamo dei reclaim di supporti persi, è un segnale long. Quindi vi faccio un esempio concreto. Supponiamo di prendere in esempio questo supporto qui. Adesso andiamo a fare un movimento di questo tipo, poi facciamo così e poi facciamo un reclaim del supporto stesso. Questo è un setup long, quindi breakout, c'è la possibilità di farlo con anticipazione, quindi già dal breakout limit order qua e stop loss qua sotto, è un primo setup long, o altrimenti aspettare la conferma di inversione di struttura, quindi il layer low, il flip fatto, e layer high rispetto a questo. Da lì in poi si va a cercare di nuovo il prossimo setup long per entrare il prima possibile, perché quello è un indebolimento della fase di storno che quindi è prossima al termine. Altrimenti l'altra possibilità, che forse è la più facile da gestire in assoluto, abbiamo lo storno, poi iniziamo a lateralizzare e poi facciamo un breakout dalla fase laterale. Questo è un setup long abbastanza da manuale, con stop loss aggressivo al rientro nel range, oppure più conservativo sotto al range low addirittura. E queste sono due possibilità. Quindi anziché fare buy the dip preventivo su tutti i supporti, che potrebbe tradursi in una perdita abbastanza ingente, soprattutto per chi punta a operatività più veloce, più di breve, potrebbe convenire attendere il primo reclaim o il primo segnale long, che sicuramente fanno la loro porca figura alla fine, conti alla mano. Se invece arriviamo in quest'area, ecco qua potrebbe diventare già interessante andare a fare degli acquisti preventivi, dei long preventivi, proprio per il fatto che è un'area su cui molti occhi, mi immagino, della domanda siano puntati, e quindi si potrebbe fare un azzardino in più. Chiudiamo la parentesi Bitcoin. A quanto siamo? 55 minuti, impressionante, il tempo vola quando piovono shitcoin. Fine del terzo round, vediamo chi vince. Io in realtà lo so già e gli vado a droppare le shitcoin. 22 solo, neofita di shitcoin, ma parti veramente alla grande. Complimentoni. Complimentoni. Il vincitore è? L'avete visto? No, non l'avete visto. Forse sì, forse no. Comunque ve lo dico, è AleDB01. Grandissimo, e partiamo col prossimo giveaway. Round numero 4. Aiuto, poi devo andare a dormire. Finito questo live, è il live più impegnativo che abbia mai fatto. Allora, continuiamo con le analisi delle altre coin, che sono Ether, quelle in cui io sono dentro. Allora, Ether come lo sto gestendo? Lo sto gestendo in questo modo. Ero entrato, se vi ricordate, all'inizio, ci trovavamo qui. Eravamo ancora in downtrend, poi ha fatto un reclaim, ecco qua appunto il low reclaim, era il setup che ho utilizzato, un reclaim di questo livello chiave. Perché un livello chiave? Perché nasce da questo pool di domanda, dalle chiusure delle candele, inclusa la shadow, quello per me è il pool di domanda. Facciamo un bel reclaim, cosa significa? Che abbiamo rotto a ribasso questo supporto chiave, l'abbiamo riconquistato subito a un falso breakdown, e quindi questo è un setup long per l'appunto. Quindi il long in sostanza puntava ad entrare in quest'area, suddiviso in tre parti. Lo stop loss lo avevo messo sotto al supporto
precedente, quindi uno step down, un supporto step down, che è questa linea rossa 0.026, che ve lo faccio vedere, nasce dal time frame settimanale, nasce qui e si perpetua poi nei, qua c'è anche un clusterino tanto per cambiare, si perpetua nei movimenti successivi. E poi quindi ho messo lo stop loss lì un po' sotto a 0.026 perché odio le cifre tonde, se, che ti vengono prese più spesso, e il primo take profit lo avevo messo in zona 0.0318, perché anche questo, se andiamo a vedere il time frame settimanale, è un livello chiave, questo nasce qui. E poi l'altro livello chiave su Ethereum è quest'altro qua, 0.0335, ok? Per chi segue l'analisi di Ethereum. Sapete che io i livelli chiave di prezzo tendo a osservarli su time frame settimanale e su Ethereum non faccio eccezione, ovviamente. E quindi in sostanza avevo il mio long configurato in quel modo con un take profit però qua parziale, perché? Perché il macro è bullish su Ethereum Bitcoin. Quindi io ho chiuso una parte di posizione proprio qua, andando a cioè a uscire dal rischio, a escludere il rischio, il che significa che chiudo una porzione di posizione tale per cui se la restante va in stop loss io esco comunque pulito in break even. Quella è la logica dell'esclusione del rischio, e questo significa che se questa posizione ad esempio aveva un rapporto rischio rendimento pari a dov'è uno, circa 2, un po' meno di 2, facciamo 2 per comodità, se fossi stato dentro con un size R chiudendo R mezzi avrei fatto un profitto di più R, e quindi se il resto fosse andato in stop loss la somma sarebbe stata nulla, ok? Tutto lì, basta. Questo è il senso di andare a chiudere una parte di posizione con take profit. Lo preferisco rispetto che lo spostare lo stop loss a break even, perché spostare lo stop loss a break even a volte non ha senso, cioè se non si vanno a formare nuove zone di domanda non ha senso spostare lo stop loss prematuramente. Se invece adesso ad esempio questo movimento fa un higher high, ha senso allora prendere lo stop loss e traslarlo qui sotto, perché questo è diventato un nuovo low. Questo è il senso di spostare lo stop, ma non a naso solo per mettersi in break even il prima possibile. Allora piuttosto preferisco chiudere una parte della posizione. Dopodiché ha continuato il rialzo Ethereum, e pertanto ho dato per buono, direi, dopo questo insomma questo pump notevole e questa candela verde piena, ho dato per buono il reclaim di questo livello di domanda, quindi il recupero di un supporto. E allora ho deciso di andare a fare compounding, quindi di entrare un po' di più con un'altra posizione long che si basa proprio su questa area e mette lo stop loss sotto questa shadow, e mi è scattata ieri. Quindi adesso sono dentro con sia la parte restante che aveva entry qua che con la parte nuova che ha entry qua. Il size totale è sempre 1.5R perché mi sono dato quel cap lì. Seconda cosa, seconda posizione, Yearn, che sono entrato anche in questo caso l'altro ieri in realtà in questa area, è da un po' che ormai ci ridiamo su questa posizione. In ogni caso sono dentro su questa area, ho messo uno stop loss molto ampio qua sotto, vedete, lo vedete qua, e ho messo anche un take profit che si trova a 1.8, che nasce da questo piccolo spike storico. Queste sono le mie attuali posizioni in altcoin e non punto ad aprirne altre nell'immediato, anche perché sono già esposto 2R più un mezzo, quindi 5 mezzi R. E quindi direi che è sufficiente per il momento, perché 5 mezzi R, parliamo del 5% del mio capitale speculativo in BTC. E quindi direi che può bastare. Adesso direi che torno da voi, innanzitutto chiudendo il round numero 4 di Shitcoin. Tatac! E il vincitore è... chi sarà mai? Io lo so già in realtà, e però devo fare un po' di suspense. E andiamo a leggere le vostre domande. Di nuovo, io ti airdroppo shitcoin. Manuele _ Bellotto, più 200 shitcoin a te. Quindi... Continuiamo, non giocatevi le shitcoin al gioco delle tre carte, mi raccomando, che le perdete tutte.
Tra poco partiamo con l'ultimo round, mi raccomando, conosci Base Protocol, è un token che ha il suo valore ancorato alla market cap totale, mi sembra molto interessante, che ne pensi? Guarda, in realtà non lo conosco, vanno un po' di moda adesso quelle coin che sono che hanno la supply che dinamicamente cambia, però non sono mai stato un grande fan da quando ho visto com'è andato Ampleforth, ne avevamo parlato a tempo debito, aveva tante buone carte in regola, ma alla fine non è che si sia dimostrato granché. Luca, la differenza tra una YubiKey e un banale Google Authenticator? Ma guarda, Google Authenticator è un software, quindi utilizzerà un algoritmo per andare a portare dal token alla chiave e è potenzialmente online, quindi attaccabile. Mentre la YubiKey è hardware, tutto ciò che è hardware per definizione è più sicuro che ciò che è software, quindi è una questione di sicurezza. Io ad esempio per il mio account Google, quando ho scoperto che si può usare la YubiKey, l'ho utilizzata, l'ho acquistata perché alla fine costa veramente poco e sono diventato un po' fanatico della sicurezza da quando mi hanno hackerato il canale YouTube, non so se vi ricordate. Comunque facciamo l'ultimo round di shitcoin, amici, questo sarà una bomba perché sono impazzito e sarà da 500 shitcoin, quindi attenzione, mega round finale iniziato. Mi raccomando, partecipate, che questo è l'ultimo. Chi è scappato perché ha visto che sono finiti i grafici, peggio per lui, niente shitcoin. Allora, continuiamo dove siamo finiti. Ciao, visto che ne hai, potresti guardare anche BNB, è proprio adesso alla mia entry 16,6. Allora, andiamolo a vedere, BNB, BTC. Io in realtà sì, li ho, però non ho la posizione speculativa, quindi li seguo in Tether fondamentalmente, perché quella è la parte per vedere se coprire o no con uno short. In ogni caso ti dico la verità, non mi piace nemmeno un po' questo grafico, ti dico anche il motivo è questo. Guarda, abbiamo un livello chiave che è lo scorso low, che è questo 16.688, questo nonché questo, e guarda l'andamento abbiamo avuto. Allora, negli ultimi lower low lo abbiamo perso. Poi abbiamo avuto sì il reclaim, però anche questo reclaim non sembra essere convintissimo. E quindi addirittura adesso l'abbiamo riperso e ci stiamo zuccando dal basso. Non mi convince ancora, sai? Quando un setup non mi convince al 100%, io preferisco aspettare. Quindi magari al prossimo higher high potrebbe essere un'occasione di rientrare, perché magari ti conferma il fatto che ha davvero fatto il reclaim. Però per adesso io trovo che non ci sia un setup long, anche perché se tu guardi abbiamo una correzione veramente marcata, un downtrend veramente notevole contro Bitcoin. Questa è un po' la mia visione su BNB. Allora, ho perso tutto il gioco delle tre carte, non faccio in tempo a vederne due che le perdo, malissimo. Come incide su BTC la disputa Biden-Trump? Cala il dollaro e l'euro, pompa BTC. Allora, sostanzialmente quando cada di valore il dollaro, BTC a regola aumenta perché è prezzato chiaramente sul dollaro. Però ti dico, la disputa tra Biden e Trump non mi sembra che stia influendo particolarmente su Bitcoin. Non so l'oro come si sta comportando, vediamo, no, senza la T non voglio Tether Gold, ma voglio l'oro vero. Non benissimo di fatto, perché come vedete prosegue il sanguinamento lento. L'oro lo guardavamo già da un po' e avevamo visto come dopo questo top aveva iniziato a fare una situazione di questo tipo, no? Il classico, lo avevano chiamato sanguinamento lento, dove si vanno a formare dei nuovi supporti che progressivamente vengono persi. Questo è semplice da seguire, fortunatamente, perché vale fin tanto che non c'è un reclaim, quindi di nuovo qua il reclaim diventa il setup long, però per ora no. In ogni caso sto andando off topic perché nessuno di voi mi ha chiesto l'oro, né gliene frega niente. Bitcoin si sta muovendo per i cavolacci suoi, ti dico la verità, ultimamente le retoriche di correlazione con l'oro, di geopolitica o simili stanno un po' andando a scemare per quanto riguarda Bitcoin. Allora, market cap totale di tutto il mercato cripto, andiamola a vedere, bella domanda anche questa, mi sei piaciuto. Allora, market cap totale ha spinto veramente tanto, noi eravamo rimasti a 382 billions, dopodiché c'è stato un'ultima leg up, andiamo a vedere anche con lo storico,
come ci stiamo comportando, magari sul settimanale, già che ci siamo. Non abbiamo fatto higher high, attenzione, quindi abbiamo questa resistenza, poi abbiamo quest'altra resistenza e poi che altro abbiamo? Quest'altra qua e questo livello qua e questo livello qua. Vado a prendermi tutti i supporti sul settimanale, come sapete io solitamente faccio. Quindi, che dire, ci siamo fermati in questa prima zona. Adesso c'è da vedere qua, guardando la market cap totale, nasce un supporto che secondo me su Bitcoin non c'era, che è un po' quest'area intermedia qui, ok? Perché abbiamo come low i 382 billions, questa chiusura di candele qua, e come high i 427. Quindi fondamentalmente ci sarà da vedere come ci comportiamo su questa zona, che è il primo supporto utile. Adesso magari navigheremo un po' in quest'area, che è la zona in cui ci troviamo, quella che va da 427 a 519, e magari ci sarà qualche redistribuzione Bitcoin altcoin di capitale nel mese. Guidato però, mi aspetto, da una tendenza appunto di storno, finché non arriviamo a questa zona qua, dove mi aspetto di vedere un po' di reazione perlomeno. Grazie comunque per la domanda, mi è piaciuta, è sempre utile. Link YubiKey, tra l'altro lo YubiKey c'è la c'è una promo YubiKey, eccola qua, guardate, ve lo linko anche, l'azienda si chiama YubiKey, beccatevelo qua, tac, e in sostanza col Black Friday loro fanno diverse key, c'è quella con l'NFC, quella senza, insomma ce n'è di diverso tipo, informatevi un po' e non comprate alla cieca, perché poi dipende anche cosa ne volete fare. Però col Black Friday ci sono delle scontistiche interessanti per chi fosse appunto interessato. Non è un referral link, ve lo dico. Se non vinco questo mi butto su un altcoin, no dai, che poi mi fai sentire in colpa. Io sto scoprendo di essere ludopatico, mi sono giocato tutte le shitcoin e le tre carte. L'indice fear greed sulle shitcoin è 101. Cioè, Luca, io ho tolto i bitcoin, domani pensavo di fare di nuovo un acquisto. Domani, così. Spero che tu abbia una strategia, ragazzi, io vi prego, vi annoio sempre con questa cosa, ma fate una strategia, non improvvisate, perché vi fate del gran male. Per scegliere il take profit scegli la first trouble area più vicina? Guarda, spesso sì, dipende anche dal time frame, perché sull'intraday di solito guarda, la first trouble area sul giornaliero è quella che mi piace di più, però tendenzialmente sì. Sono alla prima live e ho click su current giveaway, ora esplode tutto. No, devi cliccarlo, è un giveaway vero, non di quelli fake. Allora vediamo, ti volevo dire che Base ha il suo valore ancorato alla market cap totale. Ah, ok, no, io ero andato a vedere la market cap totale perché avevo letto così, ma in realtà voi mi avete detto no, ma guarda che ti volevo dire che è Base, che è la coin di cui parlavamo prima, che ha il valore legato alla market cap totale del settore cripto. Interessante. Basta aver svegliato il mio lato gambler. Ma dov'è questo gioco delle tre carte? E se tu clicchi sempre sul logo c'è pick a card, scratchers, sono tutti dei mini giochi per scommettere le shitcoin. Luca, a me non sono arrivate le shitcoin, ho anche refreshato, ma addirittura mi spariscono quelle che ho già ogni volta che refrescio. Impossibile, dai, magari ci metto un attimino ad aggiornarsi. Aspetta che ti controllo subito. Tu ne dovresti avere 130, se non erro, o no? Dovresti averne 130, dai, vedrai che ti arrivano. Ti hanno hackerato, occhio, no? Non sono hackerabili le shitcoin. Luca, ma se ti mando 100 shitcoin me ne mandi 200? Assolutamente sì. Buonasera, c'è qualcuno che arriva anche adesso addirittura, dai, meglio tardi che mai. Mi è uscito recta il gioco delle tre carte, bene. Allora, secondo me abbiamo terminato le domande, ragazzi, che dire. Io vado con l'estrazione del grand prize di oggi e vediamo chi l'ha vinto. Secondo te come dobbiamo considerare l'andamento di CRO? Può essere un buon momento per fare un po' di accumulo? Personalmente io non ho intenzione di accumulare CRO, però se vuoi accumulare CRO il discorso è di fare una strategia di accumulo, non cercare di fare timing sul mercato, perché siamo in una fase che CRO Bitcoin ha un grafico che è più brutto di non so cosa, di cose brutte ne ho viste tante nella vita, ma come il grafico di CRO Bitcoin non lo so, cioè veramente
Questo se di notte ti alzi e te lo trovi davanti, credo che potresti morire di infarto dalla paura. E quindi andare a dire vado ad acquistare per accumulare con un grafico così è veramente un rischio decisamente alto. Valutate bene se farlo, e mi auguro che appunto faccia parte di una strategia come ad esempio un piano d'accumulo. In tal caso però lì, cioè, si parte dal presupposto che uno vuole investire in CRO, chiaramente non, in ottica speculativa non c'è ragione per aprire una posizione su CRO. Basta, così, semplice come sembra. Allora, vediamo di chiudere subito l'ultimo giveaway, End Giveaway, e vediamo chi ha vinto. Io lo so già e mi viene da ridere. View Winner. E il vincitore è, attenzione, mai avuta tanta suspense come oggi. Il vincitore è... Ta-da-da-da-da. Mattia Lapac, il nostro mitico moderatore del gruppo Discord. Giuro che non l'ho taroccato, anche perché non si può. Quindi, caro Mattia, tu hai vinto 500 shitcoin e da 104 vai a 604. Probabilmente è impazzito talmente tanto la shit chain, che è la blockchain, dovete sapere, sulla quale girano le shitcoin, che magari fa fatica ad aggiornare i prezzi, deve essere per forza quello. Allora amici, io vi ringrazio, spero che non siate rimasti qui soltanto per le shitcoin, che non abbiate seguito il live soltanto per le shitcoin. Se ne volete farmare, io vi ricordo che potete entrare anche nel server Discord, che anche lì, partecipando alle attività della community, si guadagnano shitcoin, e quindi mi raccomando, entrate, c'è tanta informazione gratuita, tanto confronto, tutto gratuito. Lo sapete che dove ci sono i miei contenuti c'è roba gratuita, non c'è niente in vendita. Dovreste averlo imparato ormai, questo è un tratto distintivo della nostra community. E detto questo, io ne approfitto di nuovo per ringraziarvi per avermi seguito fino alla fine, aver sopportato questi giveaway ogni tanto che saltavo da una parte all'altra, sono diventato completamente pazzo, ve lo giuro. E ci vediamo sempre in live lunedì prossimo, e basta. Poi chi c'è sul canale Discord, ci vediamo anche questo weekend per qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno. Rimanete sempre sul pezzo, fate un buon weekend, state attenti a fare buy the dip, non giocatevi le shitcoin alle tre carte, e un carissimo saluto a tutti quanti. Ciao!